È giunto il grande giorno, il giorno della partenza. Questa è la curva di Somaglia, di là c'è lo spiaggione. Sono qui e questa è la protagonista del viaggio. La costa, tutti gli strati, terra, sabbia, salici un po' malmessi. Scendendo in mezzo a Po troviamo un'isola, è nei pressi di Valloria, là c'è la secca e si intravede anche forse il campanile di Valloria. Questa è la foce del Trebbia, forse si vede l'acqua che è un po' più verde, un colore diverso, un po' più smeraldo. Sul sfondo la città di Piacenza. Proprio davanti alla punta l'inizio dell'isola Serafini, la costa lombarda e il Po dietro. E qua un'altra prospettiva, il Po verso monte, l'istmo diciamo così, e la foce del Trebbia. Adesso provo a girarmi, no, cosa empirica, questa è un altro ramo della foce del Trebbia. Tutta una serie di pioppettini appena nati e vediamo sempre di girarci. E qua è l'inizio dell'isola Serafini, dell'isola Isolotto Maggi. Come si vede è bello grosso, bello alto, La città di Piacenza sullo sfondo con le ciminiere, gli elettrodotti. Qua adesso non so, posso filmare perché è zona militare. Ciao! Chilometro 320 di Piacenza, la città. E adesso passeremo sotto i ponti della ferrovia e della via Emilia. Tracco della vetrina da feltre. Questa è Piacenza, la centrale. Ponte. Gli elettrodotti. Altre immagini di Piacenza. Un elettrodotto con, come si dice, la centrale e un metanodotto. Il ponte dell'autostrada, la 1, adesso filmiamo più avanti quello dell'alta velocità. Il ponte del treno dell'alta velocità e via, ancora, ciao. Un gregge di pecore, riusciamo a vederlo. Sento caprone là in alto, come pascolano. Non so se si vede, è un elicottero che... Sono le nostre cucine a parlare per noi, per questo siamo diventate cucine lupe. Siamo a Roncarolo. L'approdo, il Po che fa la curva. Qua c'è un'isoletta, qua c'è ancora il Po. Adesso poi mi giro e vediamo la foce del Nure.
come dicevo prima, questa è la foce del Nure, la costa verso Roncarolo, verso sud, la costa piacentina, l'isoletta là in mezzo, la curva che fa il Po di 180 gradi e là in fondo c'è Roncarolo. Non so se riusciamo a vederlo, però lo sento molto bene. Sta testando un motoscafo da corsa, bellissima emozione per me. Piccolino, due tempi. Adesso ci avviciniamo. Prove tecniche che adesso se lo metto in moto, che lo coslo, lo filmo ancora. Figa, da Stracaselle Castelnuovo, dove c'è la... Ecco la fine dell'impresa. Figa. Sei un po' controluce, ma fa niente, dai. Vabbè, ben arrivato. Buongiorno.